Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa pavlova. Questo dolce si crede sia nato a Wellington da uno chef di un famosissimo hotel che aveva deciso di creare questo dolce in onore della famosissima ballerina Anna Pavlova che nel 1926 venne a fare un tour in Nuova Zelanda e in Australia. Questo cuoco era innamorato perso di questa ballerina, quindi le dedicò un dolce veramente stratosferico. Infatti si ispirò alla sua gonna super vaporosa e ai suoi movimenti leggerissimi. Infatti si diceva che lei non danzava, si librava leggera nell'aria. Da qui viene la morbidezza e la leggerezza di questa torta. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questo capolavoro della pasticceria. Per la meringa di questa deliziosa ricetta ci serviranno 6 albumi d'uovo a temperatura ambiente, 10 g di amido di mais, 350 g di zucchero semolato fino, un cucchiaio di succo di limone, un pizzico di sale, un cucchiaino di essenza di vaniglia bourbon. Il primo passaggio di questa ricetta è anche il più importante di tutti e per prima cosa dobbiamo avere una boule lavata e sgrassata alla perfezione. Infatti in essa non ci deve essere nessun tipo di impurità. In essa ci aggiungiamo i nostri albumi d'uovo e il sale. Fatto ciò, aiutandoci con le fruste elettriche, mescoliamo il tutto finché non diventa una bellissima spuma. Ecco la consistenza che devono avere i nostri albumi montati con il sale. Come potete vedere, cari ragazzi, ha una consistenza bella ariosa, infatti deve incorporare più aria possibile. La velocità delle fruste elettriche deve essere media, né alta né bassa. Ora aggiungiamo un cucchiaio di zucchero poco alla volta e continuiamo a mescolare per bene, sempre alla stessa velocità. E dopo aver aggiunto tutto il nostro zucchero dobbiamo continuare a mescolare finché quando prenderemo un pochino della nostra meringa con le dita e ce la strofineremo per bene non sentiremo più i granuletti. Allora vorrà dire che sarà venuta perfetta. E dopo 10 minuti di lavorazione, ecco la consistenza che deve avere la nostra meringa. Come potete vedere fa il famosissimo becco e quando ne andiamo a prendere un pochino e la strofiniamo leggermente sulle mani, non sentiamo più i granuletti di zucchero. A questo punto possiamo aggiungere i restanti ingredienti, partendo dal succo di limone. Poi aggiungiamo l'amido di mais. E l'essenza della nostra bacca di vaniglia bourbon. Mescoliamo i 3 ingredienti per bene per circa un minuto e mezzo. Raggiunta la consistenza desiderata, abbiamo preso una teglia, ci abbiamo messo della carta da forno e su quella abbiamo creato un cerchio di 20 cm e come potete ben vedere ai lati abbiamo messo un pochino del nostro impasto della pavlova, così non si muoverà assolutamente. Ora, aiutandoci con un cucchiaio, prendiamo delle porzioni molto abbondanti di impasto e le mettiamo sopra il cerchio, molto delicatamente. Fatto ciò andremo a fare un incavo nel centro e dovranno rimanere abbastanza alti i bordi. Ed ecco qui come si deve presentare la nostra pavlova e finalmente è arrivato il momento di cuocerla e la cuociamo a forno statico 100 gradi per un'ora e mezza. Fatto ciò spegniamo il forno, prendiamo un cucchiaio e lo mettiamo nella fessura tra lo sportello e il forno e lasciamo il tutto a raffreddare. Dopo mezz'ora di raffreddamento tiriamo fuori il dolce e lo lasciamo a raffreddare del tutto. Ed ecco qui la nostra pavlova che in forno ha cotto più del dovuto, 1 ora e 55 minuti. E adesso vi spieghiamo il perché. In cottura si dilata, quindi aumenta di volume, perciò richiede più cottura. Dopo averla cotta, l'abbiamo lasciata mezz'ora a raffreddare con il cucchiaio tra lo sportello e il forno. E ora l'abbiamo tolta fuori dal forno completamente e la lasciamo raffreddare. Mentre la nostra pavlova sta raffreddando, vediamo insieme gli ingredienti per la sua decorazione.
Qui è stata proprio una nostra scelta personale sulla frutta, ma è obbligatorio avere 400 ml di panna fresca non zuccherata. Poi ci si può sbizzarrire. Noi abbiamo scelto lamponi, mirtilli, fragole, frutto della passione, mango e dei bei kiwi. Il primo passaggio è di tagliare e pulire la frutta che necessita di essere pulita, come per esempio i kiwi, il frutto della passione, le fragole e il mango. E dopo aver tagliato tutta la frutta non ci rimane altro che montare la nostra panna a neve ben ferma. Noi per dare un aroma leggero aggiungiamo anche l'essenza di bacca di vaniglia bourbon. Noi non abbiamo aggiunto zucchero perché la pavlova ci sembrava già abbastanza dolce di per sé, ma se voi nel totale sembrasse troppo poco dolce aggiungete 50 g di zucchero alla panna. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio e la prima cosa da fare è stendere la panna sull'incavo lasciando qualche centimetro dal bordo. Fatto ciò potremo decorare la nostra pavlova con la frutta, ovviamente a nostro piacimento. Poi continuiamo piano piano ad aggiungere tutta la nostra frutta. E per ultimo aggiungiamo il frutto della passione nei buchi rimanenti. Ma guardate che meraviglia di una torta che ci è venuta, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio! E adesso ci gustiamo questa meraviglia di una pavlova! Ragazzi, è stupefacente, veramente fantastica! Cioè, questa pavlova croccante fuori e dentro buona e morbida con la consistenza di un marshmallow. Poi c'è tutta quella frutta buona, fresca, dolce. Il frutto della passione dà un pochino di acidulo. Poi c'è anche la panna che dà una morbidezza e una spinta in più che completa tutto. Insomma ragazzi, veramente un dolce stratosferico assolutamente da provare. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando attivate la campanella!